Allora, noi sardi è l'ora che ci svegliamo. Perché la sinistra non vuole la zona franca? Perché dobbiamo mangiare dalle nostre tasche, dobbiamo mangiare, sennò come fanno a reggere tutte le classi politiche che ci sono? Cioè noi dobbiamo cambiare completamente, ribellarci a questo sistema. Cioè questa politica non incentiva né lavoro né occupazione. Noi dobbiamo cambiare il mondo, perché è l'ora che dobbiamo cambiare il mondo. Non ci servono tanti partiti in Italia per mangiare tanta casta. Noi dobbiamo cambiare del tutto il nostro sistema. Dobbiamo vincere noi giovani. Quindi cambiare, rovesciare il sistema politico e fare una politica nuova, migliore. Perché sennò finiranno che al potere sono sempre i soliti partiti che stanno comandando da 50 anni completamente. Hanno cambiato nome, certo, prima si chiamavano comunisti, poi PDS, poi DS, poi adesso PD e poi adesso PDL. Insomma, la vecchia Democrazia Cristiana ha cambiato nome, però è sempre la stessa. Sono sempre i partiti della Prima Repubblica. Cioè noi dobbiamo cambiare sistema politico, dobbiamo rovesciare questo sistema perché non va bene. È una politica che serve solo per mangiare i politici, per prenderci i soldi dalle nostre tasche, per rubarci i soldi dalle tasche. Quindi noi dobbiamo cambiare completamente il sistema politico, rovesciare questa politica e fare un nuovo cambiamento in Italia. Forse ci sta pensando Beppe Grillo col cambiamento. Io penso che quest'uomo, anche se sia anche un... È un comico, però si è dato usato la politica, Beppe Grillo è in gamba completamente. Berlusconi forse ha paura di Beppe Grillo, probabilità che ha paura, ma noi se dobbiamo andare a votare sempre Berlusconi al potere, sempre Berlusconi, ma cambiamo persona. Perché non mettiamo Gianfranco Fini per cambiare? Insomma, se ritorna più a destra, lui si è diviso facendo un partito che è partito, Futuro e Libertà. Ma Futuro e Libertà che cavolo di partito è? Non è manco di destra, è manco di sinistra, che partito è? Dovremmo riunirsi alla destra completamente, perché in Italia non c'è bisogno della sinistra, c'è bisogno della destra, c'è bisogno di un cambiamento. O ci ha pensato anche Roberto Fiore, quindi Roberto Fiore di Forza Nuova. Beh, vedo che è una persona un po' riformista completamente. E un riformista è una persona che forse vuole cambiare l'Italia. Può darsi che ci possa anche riuscire Roberto Fiore, però... È un piccolo movimento, c'è bisogno che la destra si rinnovi in Italia. La destra, ma dove è andata a finire la destra? Abbiamo visto quelli di Alleanza Nazionale, hanno fatto PDL, quindi PDL uguale PD, Partito Democratico Liberale. Insomma, a favore sempre dei ricchi le leggi, non a favore dei poveri. Non stanno facendo una legge che è a favore di tutela il cittadino, tutela solo il ministro o l'assessore comunale o l'assessore di tutti i posti. Noi dobbiamo costruire un mondo diverso, ormai questa politica, questo sistema dovremmo eliminarlo, questo sistema politico, e fare un sistema nuovo, con nuovi partiti al potere per cambiare completamente l'Italia. Più lavoro, più sviluppo, incentivare il prodotto italiano, non portare il prodotto della Cina o dal Singapore o dagli altri posti. Solo il prodotto italiano, perché il prodotto italiano dà lavoro quanti operai nella fabbrica? Possono essere anche 100 operai e 100 operai lavorano. Se andiamo a portare il prodotto della Cina, il nostro prodotto italiano non viene venduto e quindi aumenta la disoccupazione, la fabbrica va in fallimento perché non si vendono più i prodotti, non si possono fare i prezzi della Cina, non si può trasformare la mondezza trasformata in prodotti come fanno in Cina. Prendono la mondezza, dalla mondezza fanno prodotti nuovi. Insomma, io capisco il prodotto italiano è un prodotto made in Italy, è un prodotto di qualità. Non possiamo andare a pensare di fare prosciutti sintetici fatti di petrolio completamente, o prosciutto crudo e prosciutto cotto. Dobbiamo pensare di incentivare il prodotto italiano, quindi garantire il marchio di qualità italiana made in Italy completamente, o made in Sardegna completamente. Ci sono molti prodotti di artigianato sardo che sono fatti artigianali. Gli artigiani lavorano, oggi gli artigiani non lavorano manco loro, tutta roba cinese. I cinesi si stanno invadendo completamente. Fare pagare le tasse ai cinesi, non agli italiani. Gli italiani pagano troppe di tasse. Quindi dovete svegliarvi anche voi italiani. È l'ora di ribellarsi a questo sistema. Non è possibile che i politici incentivano solo i cinesi. E noi italiani cosa facciamo, anche sardi? Andiamo in Cina a lavorare per un piatto di riso. Completamente. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo
Deve essere eliminata la disoccupazione, più posti di lavoro per i giovani. Quindi un cambiamento penso che si possa fare con un partito che difenda completamente i diritti dei cittadini. Sono molti, anche il Movimento 5 Stelle difende il diritto dei cittadini. Anche Forza Nuova. Altri partiti. Ormai si può pensare che i partiti comunisti sono unificati completamente allo schieramento PDL. PDL e PDL erano i vecchi del centrodestra trasformati in centrosinistra. Beh, la destra in Italia, cioè non esiste più una destra o un centrodestra, non esiste più, ormai centrodestra è diventato centrosinistra, è uguale, PD, PDL, uguale, uguale. Io direi, perché non vi date la mano, vi candidate nel solito partito uno schieramento unico, PD, PDL, alle prossime elezioni, chi va a votare vota il PD, PD e PDL. Cioè io dico, qui ci vuole una forza nuova, una forza che possa essere una nuova coalizione politica completamente. Cioè questa Italia giorno per giorno sta sprofondando nella merda completamente, nella merda. Questa classe politica non è in grado di incentivare il lavoro, di offrire un incentivo a chi assume persone a lavorare. Pensano solo a spendere i soldi per comprare gli aerei, per fare la guerra in Libia o in altri posti la guerra. Qui abbiamo dei problemi che la gente muore dalla fame, sta diventando povera. Devo bere un po' di acqua, sono asciutto. Cioè abbiamo il nostro presidente Enrico Letta, cosa fa? Deve andare nei posti dove stanno chiudendo le fabbriche. Seguire gli operai vengono lasciati da soli, licenziati, babbi di famiglia. Se continuiamo a fare arrivare i più cinesi, cosa succede? L'Italia finisce tutta poveri, i cinesi diventano al potere e noi più poveri, poveri. Abbiamo bisogno di lavorare in Italia, non di far entrare i cinesi in Italia. Stop all'immigrazione cinese, stop completamente. Loro a Prato hanno chiuso le fabbriche, gli italiani sono tutto loro, fabbriche, tutto roba in Cina, tutto made in Cina, non pagano tasse e noi italiani dobbiamo pagare le tasse per i cinesi, devono pagare le tasse come noi, sono evasori fiscali, è quello che sono i cinesi, evasori fiscali, e questo sistema politico incentiva la Cina, macchine dalla Cina, ma se ne abbiamo in Italia, abbiamo la Fiat che è una ditta italiana. Motorini che arrivano dalla Cina, ciclomotori cinesi, ma noi abbiamo la Piaggio, che è la Piaggio italiana. Non si è fatta una politica, hanno fatto una politica come hanno voluto loro. Adesso il patentino per il motorino 50 cilindrate è fino a una vergogna. Negli altri stati all'estero il patentino non c'è per 50 cilindrate. Qui in Italia non si pensa di mangiare come creare sempre tasse che aumentano sempre. Noi dobbiamo cambiare il sistema, ormai questa politica è fallita la politica, PD e PDL è fallita la politica, non andiamo a votare per questi partiti del potere, adesso basta, siamo nel futuro, faremo un mondo diverso, un cambiamento, non abbiamo bisogno di questa classe politica, abbiamo bisogno di partiti innovativi che propongono leggi per l'inquinamento. C'è troppo inquinamento in Italia, troppo monossido di carbonio, l'aria è troppo pesante. Anche su quello non si è fatta una politica nemmeno sull'ambiente. O una politica a salva coste completamente. Non si può pensare di costruire nelle coste. Ha ragione il famoso Renato Soru, aveva ragione sul caso. L'ex presidente della regione Sardegna, molti dicevano un dittatore, sì, poteva essere un dittatore, ma era un uomo duro, era come Bettino Craxi, era un riformista Renato Soru. Oggi non si parla di costruire le coste, vendere le coste e costruire, no, le case costruite vicino alle coste vanno abbattute, perché non si può, una casa deve essere distante molto dalla costa, perché immaginiamo un maremoto spazza via tutta la città costruita vicino alle coste, deve avere una certa distanza. Quindi ha ragione anche Renato Soru ha ragione. Il povero Renato Soru hanno preso e l'hanno tradito, l'hanno tolto di mezzo.
esponenti del PD, lo stesso. Quest'uomo, eppure quest'uomo ha fatto molto per la Sardegna, sì, ha fatto molto, era un uomo abbattuto, e lui era talmente, era duro, è riuscito a mandare via gli americani dalla Costa Smeralda, ma quale presidente della regione è riuscito mai a mandare via gli americani? Renato Soru era duro. Adesso io vorrei parlare, vorrei prendere l'argomento Renato Soru completamente, o anche l'argomento la Dirindin completamente, come argomento, forse qualcuno potrebbe anche ascoltarlo il mio video. Allora, quando c'era Renato Soru, la sanità, il ticket sanitario per tutti. Sanità gratis per tutti. La Dirindin aveva un piano sanitario che era ottimo completamente. È entrato Cappellacci, la sanità a pagamento in Sardegna. Tutto il servizio si paga. Se si abbassassero i loro stipendi che prendono sulla regione, i loro stipendi che noi dobbiamo pagare, dobbiamo mantenere questo sistema di classe politica, siamo stancati completamente. Ecco, Renato Soru come presidente è stato un dittatore, come dicono, però ha abbassato le spese della regione Sardegna. C'erano un sacco di macchine blu, un sacco di assicurazioni, Renato Soru ha demolito le assicurazioni e ne ha fatto una sola di macchina. Ha detto, perché dobbiamo andare a pagare un sacco di spese? Aveva ragione Renato Soru. E molti non hanno dato retta a Renato Soru, certo, hanno preso, l'hanno tolto di mezzo perché forse non ha fatto la politica del PD, ha fatto solo la sua politica e l'hanno tolto di mezzo per quello. Quindi Renato Soru come persona è stato duro completamente. Certo, perché devono sparare bombe gli americani in Sardegna, bombe di un anno impoverito, quando la gente è stata morendo? Renato Soru ha fatto la parte dei sardi. Ha fatto la parte dei sardi, però è stato tolto di mezzo. È riuscito a cacciare via quegli americani, ci è riuscito veramente. Ma quale persona è riuscita a fare questo? Cappellacci? Ma no, ma manco Cappellacci. Comunque, dobbiamo cambiare la politica, perché noi siamo stanchi di questa politica qui. Ci stanno prendendo più il culo. La Sardegna e le fabbriche chiudono. Chiudono perché chiudono? Perché non c'è più lavoro, stanno arrivando i cinesi, fanno prezzi più buoni. Ecco cosa succede, che la fabbrica sarda crolla. È un po' di tosse. Sto gridando troppo parlando. Quindi crolla la fabbrica sarda, crolla tutto il sistema delle fabbriche, perché non c'è un incentivo. La regione, non, il presidente della regione, il regionale non va a vedere vicino ai lavoratori, vedere il problema dov'è. Certo, il governo, anche il governo dovrebbe fare la sua parte, invece il governo Letta cosa fa? Se ne sbatte le palle completamente. Noi dobbiamo andare avanti adesso, non andiamo a votare. Sta arrivando il periodo delle elezioni, io non andrei a votare i partiti tradizionali, andrei a fare un cambiamento. Ma questi partiti cosa ci hanno dato? Benessere? Tutto tasse, tasse che aumentano tutti i giorni. E i cinesi le evadono. Ditelo voi. Buonasera.